videoconferenza avente ad oggetto l'incontro tra governo e parti sociali per la questione, per il dramma ArcelorMittal. I vari militanti, rappresentanti dell'USB, con il coordinatore provinciale di Taranto Francesco Rizzo in testa, si sono radunati presso appunto questa struttura denominata Fuorimano, in quella di Talzano Taranto, per vivere insieme questa videoconferenza, per ascoltare i vari contributi di ministri e di sindacalisti, e quindi ora diamo spazio all'intervento di Francesco Rizzo, che ha usato toni duri ma estremamente decisi, fermi, legittimi, sacrosanti, perché stiamo parlando davvero di una realtà, quella di ArcelorMittal, che sta distruggendo e la città di Taranto e lo stabilimento. Sentiamo il suo intervento. Tanto, tra l'altro, tutta una serie di cose che non sono neanche a conoscenza del sindacato. Innanzitutto il problema è il metodo. Noi veniamo da un accordo firmato in sede ministeriale, 6 di settembre, e il sindacato si lamentò del fatto che il governo, presieduto dal loro ministro Calenda, aveva nascosto i termini contrattuali al sindacato, che noi conosciamo, come dire, verso la parte finale della trattativa. Quando sottoscrivemmo l'accordo, io ricordo bene che l'allora ministro Di Maio disse in maniera chiara l'ultima sera che non eravamo nelle condizioni di andare a modificare il contratto. Ci descrisse una situazione apocalittica che sarebbe scattata se quel contratto fosse stato messo in discussione. A distanza di 18 mesi scopriamo che il contratto era modificabile, probabilmente bisognava aggiungere che le uniche modifiche che si potevano fare erano in peggio, quindi erano meglio per Arcelor e in peggio per i lavoratori. Sono deluso perché oggi dovremmo fare una discussione vera e non parlare di incomprensioni, come le definisce il commissario Lupo, o Covid-19. Non sono incomprensioni, sono malefatte quelle che ha fatto ArcelorMittal fino adesso a Taranto e in tutto il gruppo, in tutto il sito. Non ha fatto nulla di quanto ha sottoscritto in sede ministeriale. Noi lo stiamo dicendo da 18 mesi. Non c'è un punto, sfido chiunque a dirmi un solo elemento che Arcelor ha rispettato. Tra l'altro vorrei anche capire, ma questa è una domanda, visto che non abbiamo neanche raggiunto la quota di assunzioni che Arcelor doveva fare nel primo contratto e c'erano delle penali di 150.000 euro che ci risulta non hanno mai pagato. Ma grado tutto ciò arriviamo a marzo e apprendiamo tramite i giornali, perché noi il piano non lo conosciamo, il nuovo contratto, apprendiamo tramite i giornali che si è fatto un nuovo contratto. Anche qua domanda, ma nel nuovo contratto i 1800 di AS ci stanno o non ci stanno? Perché noi mica lo sappiamo ufficialmente. E che cosa prevede il nuovo contratto? Perché noi non l'abbiamo letto. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare una riunione di un'oretta col ministro Patuanelli, che grosso modo ci ha spiegato, come dire, quella che era l'idea che il governo aveva all'epoca. Successivamente c'è il piano industriale, perché penso che, se abbiamo capito bene, Arcelor ha presentato un piano industriale, manco questo. Noi stiamo ragionando senza documenti e credo che questo sia assurdo, fare un ragionamento senza documenti, perché un ragionamento senza documenti non è un ragionamento reale. Poi sono dispiaciuto perché si giustifica quasi l'atteggiamento di Arcelor, il ministro Quartieri non me ne voglia, il Covid-19 è una scusa. Perché le aziende d'appalto ILVA non è che non vengono pagate da 3 mesi, sono 18 mesi che subiscono i ritardi da parte di ArcelorMittal. I lavoratori non è che stanno subendo da 3 mesi la cassa integrazione, è dall'anno scorso che Arcelor ha aperto la cassa integrazione. Poi, apro e chiudo parentesi, ha preso in giro tutti, ha preso in giro anche il prefetto, ha preso in giro anche voi. Sono venuti e hanno detto che sotto 8.500 tonnellate, per una questione di sicurezza impiantistica, non potevano andare. E quando noi gli chiedevamo di mettere in sicurezza per la questione Covid, successivamente a distanza di 20 giorni hanno fatto il contrario, fanno tutto il contrario di tutto, licenziano le persone così, le buttano in mezzo alla strada per il solo motivo che le persone magari esprimono il proprio parere, e noi oggi stiamo ancora a ragionare di Arcelor. Cioè il ragionamento serio parte dal fatto che Arcelor se ne deve andare, questo deve essere chiaro, siamo stanchi.
Siamo stanchi di continuare a subire le angherie di una multinazionale che a Taranto non ha speso un euro. E chi dice che hanno fatto gli investimenti dice puttanate, scusate la volgarità, perché questa è la verità. Non hanno speso un euro e noi adesso gli dovremmo dare i soldi nostri per fare che cosa? Per licenziare l'altro pezzo di lavoratori che stanno ancora all'interno? Cioè ci dovremmo accontentare di questo? Dobbiamo dare i soldi pubblici per far licenziare altre 5.000 persone? Ha ragione Rocco, quel 1,5 miliardi mettete a disposizione per i dipendenti, per i lavoratori. I commissari devono entrare subito, gli impianti sono collassati, noi quella fabbrica non riusciamo più a recuperarla tutta. Ieri c'è stata l'ispezione, ci sono i tecnici di Ilva Enaes che hanno gestito quella fabbrica per 40 anni, che hanno tutte le capacità di avviare una fase di transizione, ma lo dobbiamo fare immediatamente, perché fra 10 giorni, 15 giorni probabilmente stiamo parlando di una fabbrica che è completamente ferma, completamente ferma. Io chiudo e lo dico in tutta onestà, scusate il tono, però la dobbiamo chiudere sta storia. Cioè non è possibile continuare a subire gli atteggiamenti della multinazionale, e lo dico da cittadino, lo dico manco da sindacalista. La politica, rispetto, come dire, a questo atteggiamento, non ci sta facendo una bella figura. Voi dovete avere il coraggio di prendere delle decisioni. Oggi l'unica soluzione che ci mette nelle condizioni di fare ragionamenti, come dire, a breve termine, è quella di mettere in sicurezza la fabbrica. Dovete rimettere i commissari immediatamente, lo dovete cacciare, perché questi vanno cacciati, questi a Taranto non hanno fatto nulla, hanno fatto solamente del male. Grazie.